Donatella Veroni, noi siamo qui per Mantova millenaria, ma abbiamo trovato anche, sono arrivate le lumache, piano piano sono arrivate, ma lei mi sta dicendo che invece sono 18 anni che lei si occupa di lumache e con queste lumache adesso direi che si sta correndo, perché non servono soltanto più da mangiare, ma servono per fare cose ben migliori. Io vengo dalle nostre terre, quindi dalle terre dei Gonzaga. È importante ricordare che il primo allevamento in assoluto che è stato riconosciuto come un criterio intelligente per la salvaguardia della lumaca è nato a Roncoferraro nel 1970. È importante sapere che la storia viene dalle terre stesse della famiglia dei Gonzaga. Addirittura nei momenti di crisi le lumache sono state un fondamentale sostegno sia nell'alimentazione che nella cura del bene personale e del benessere, proprio perché non c'erano le possibilità economiche di arrivare ad usare alcuni farmaci importanti. Quindi stanno correndo sì, ma noi abbiamo corso per 18 anni scientificamente per portare in luce il valore proprio di questo un animale semplice che ha fatto della cucina francese anche una prelibatezza internazionale. Le lumache ci donano un bene prezioso, si chiama bava. La bava è importante perché è ricca di mucopolisaccaridi, di vitamine, acido ialuronico, di acido glicolico in forma lieve, ma è un importante sostegno per tutti quelli che sono i problemi legati alla pelle, quindi le dermatiti, l'acne, i foruncoli, le macchie cutanee, quindi è un riparatore dei tessuti. In questi ultimi anni noi abbiamo affinato un metodo di estrazione che ci ha garantito un prodotto estremamente microbiologicamente naturale, sanificato, perché la bava purtroppo della lumaca è ricca di metalli pesanti e questo è un grande danno. Quindi per poter avere la purezza di questo ingrediente io ho inventato un brevetto che si chiama OzoSnail, e questo OzoSnail è un'apparecchiatura, una tecnologia, la potete veramente vedere su internet, sul nostro sito, lavora con acqua e ozono e abbiamo la capacità poi quindi di sanificare l'estratto, ma in modo cruelty free. Cruelty free vuol dire che la lumaca, una volta che viene estratta la bava, ritorna, viene rimessa negli allevamenti. È importante perché questo dà l'opportunità anche nell'ambito della cucina di avere un prodotto sulla tavola estremamente sano e osservato. Questa attività, lei l'ha iniziata 18 anni fa, quindi a questo punto c'è una grandissima esperienza su questo prodotto, su questa cosa, che cioè nel futuro, ma un futuro anche a medio termine, ci sono delle prospettive molto più rosee anche? Sì. Nell'ambito sia dell'allevamento sia del benessere è importante aver riconosciuto a livello proprio governativo, infatti noi continuiamo a fare convegni in tutte le regioni d'Italia e non solo, perché siamo ospiti a Vienna, siamo ospiti a Lione, siamo stati ospiti anche in Portogallo, in Libano, oltre che l'Europa anche il resto del mondo, e abbiamo fatto riconoscere l'allevamento delle lumache come un'attività fondamentale per l'agricoltura, perché ha una resa importante. Lei pensi che si moltiplica per 5 volte? Possiamo parlare anche qui di un made in Italy di qualità. Oltretutto noi parliamo di lumache, ma in realtà sono le chiocciole. Sì. Ed è anche una razza italiana? Sì. Di 5200 tipi di lumache, quindi di chiocciole, noi utilizziamo soltanto una specie, Helix aspersa Müller, perché questa è l'unica lumaca, l'unica chiocciolina che ci dona la bava di lumaca più interessante sotto nell'ambito, nell'aspetto del benessere, diciamo. Nell'alimentazione invece possono essere utilizzati altri 4-5 tipi di lumache, quindi la Helix aspersa Maxima, la pomazia. Beh, in effetti la pomazia però viene utilizzata anche per fare gli sciroppi, sia per i bambini che per gli adulti. Quindi un po' da questi 4-5 tipi di lumache sono fondamentali le caratteristiche dell'animale in sé, ma noi nell'ambito del benessere usiamo solo Helix aspersa Müller. Vogliamo dire anche due parole su questo personaggio che io dico che è il papà delle lumache, a Cherasco, che ha avuto qualche disavventura, ma diciamo la verità, in questo momento
Stiamo respirando un pochino di aria serena perché le persone hanno riconosciuto che tutto quello che è accaduto negli ultimi 2 anni è stato travisato in modo malevolo da persone che hanno cercato da marketing di truffare una storia che è per noi fondamentale. Il nostro presidente, il nostro vero presidente, il dottor Gianni Avagnina, è il signore, colui che ha dedicato la vita e che ha inventato la storia e che tramite lui noi siamo quello che siamo perché lui ci ha insegnato tutto dall'A alla Z, come coltivare, come alimentare e come estrarre. Poi noi abbiamo studiato, ci siamo supportati e come collaboratori abbiamo creato uno staff che viene riconosciuto in tutto il mondo. Quindi occhio alle imitazioni. Grazie Donatella.